Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Finalmente in tema di riforma pensioni arrivano buone notizie. Infatti oggi c'è stato l'incontro tra i sindacati e il governo e, come dicevamo poco fa, sembrano esserci notizie incoraggianti. Vediamo cosa è successo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. È ripartito dunque il confronto tra i sindacati e il governo ed è durato oltre un'ora. Presenti le parti sociali, CGIL, CISL e UIL, e ovviamente gli esponenti di governo, tra cui anche Mario Draghi. Un incontro particolarmente utile, proficuo e concreto, nel corso del quale si sono individuati alcuni interventi di breve e medio periodo sulla sicurezza e sul lavoro. Così il ministro del lavoro Andrea Orlando, al termine dell'incontro avvenuto a Palazzo Chigi, sottolineando che è importante l'oggetto della discussione ma anche il metodo sul quale proseguiremo. Ottime parole anche da parte dei sindacati. Landini, nello specifico della CGIL, ha spiegato che sono arrivate le prime risposte importanti dal governo, con l'impegno nei prossimi giorni ad ulteriori convocazioni per entrare nel merito delle altre questioni. C'è l'impegno a convocare un altro incontro che porti alla definizione di un protocollo con le parti, ha concluso Landini. Sono arrivate poi anche le parole di Bombardieri, che spiega: abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro, condiviso necessità di combattere questa strage. Intanto si è deciso di costruire una banca dati centrali per gli infortuni e sulle sanzioni il governo si è impegnato, su nostra richiesta, a deliberare con decreto la sospensione dei posti di lavoro dove ci sono violazioni delle norme di sicurezza, per dare la possibilità all'azienda di mettersi a norma. Positive infine anche le parole del segretario della CISL Luigi Sbarra, che si è detto contento dell'incontro tra i sindacati e il governo a Palazzo Chigi. Dunque non resta che aspettare i prossimi incontri che, come ha spiegato lo stesso Landini, dovrebbero avvenire nei prossimi giorni. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.